Come dicevo nella premessa, è assolutamente necessario che si sblocchi la questione ospedale, o meglio che venga attuato un nuovo accordo di programma che è stato ulteriormente, dal nostro punto di vista, rimandato dalla Regione Toscana a margine di questa campagna elettorale. Un accordo che è stato fortemente voluto da entrambe le parti e che è arrivato dopo un lungo percorso di mediazione, purtroppo. Si poteva fare prima? Sicuramente sì, però ci sono state svariate problematiche e purtroppo di tira e molla, dal nostro punto di vista anche strumentali magari da parte della Regione, che è arrivata a margine della campagna elettorale e ha deciso, per voce del suo presidente Rossi, di lasciare la firma del nuovo accordo di programma al prossimo sindaco. Giustamente è stato ripercorso tutto l'iter degli atti approvati nelle due giunte, la giunta comunale e la giunta regionale, e quella scadenza che si diceva giustamente entro il 2019, che è stata inserita d'accordo con la Regione Toscana, si riferiva soprattutto alla questione del finanziamento di quest'opera, perché l'accordo politico e tecnico con la Regione Toscana era quella di arrivare a una firma dell'accordo intanto e di questo progetto ampiamente condiviso fra le parti, per poi lasciare il tempo, gli ultimi mesi di tempo alla Regione per fare delle opportune variazioni di bilancio per trovare i finanziamenti occorrenti per quest'opera. Quindi l'accordo era questo. Purtroppo, come abbiamo visto, il Presidente Rossi alla fine ha deciso invece di tornare indietro e di attendere il nuovo sindaco. Benissimo, io spero che questa campagna elettorale finisca ovviamente presto, in modo che ci possiamo, visto che c'è questo stop, non per volontà nostra, e che ci si possa ritrovare il nuovo sindaco o la nuova sindaca immediatamente a firmare questo accordo, perché le tempistiche che sono state indicate per la realizzazione del progetto, che sono molto lunghe, io credo che potevano essere un po' accorciate da una firma precedente dell'accordo e da un reperimento delle risorse da parte della Regione Toscana un pochino più accelerato. Tuttavia questo era l'accordo, non è stato rispettato, bisogna andare avanti. Dal mio punto di vista, quell'iter deve essere assolutamente monitorato da una cabina di regia interistituzionale. Per quanto riguarda la conferenza dei sindaci, è opportuno all'occorrenza sbattere i pugni sul tavolo per ottenere più assunzioni per Livorno, soprattutto per l'attività territoriale. Grazie. Bravo.